10, 17, 71, 80, 1 euro per la terna e 1 per la quaterna. Due entrate secche e per questo fantomatico giocatore, un 45enne della zona, si sono aperte le porte del paradiso. 117.030 euro. Io spero che vada una persona che ha bisogno e spero veramente, però mi sarebbe piaciuto fare altrettanto. Peccato che non abbia mai giocato in vita mia. Ospita. Io no, magari avessi vinto io. Che ci farebbe lei con quei soldi? Sistemerei i miei figli. Mi darei i figli. Insomma, per molti il primo pensiero sono i figli, soldi per loro. Per altri i grattacapi quotidiani con la nota delle spese. Noi siamo ambulanti, perciò ci sono tante spese e cominceremo a pagare tipo l'INPS e altre cose che arrivano sempre da pagare ogni mese. Ci vorrebbero gli stipendi dei politici per andare bene. E poi si scopre che tanti di coloro che ogni giorno entrano in una tabaccheria per tentare la fortuna con il gioco dei numeri provano a realizzare un sogno, quello di vedere una parte del mondo lontano da qui. Me ne andrei al caldo su una hamaca in riva al mare a non pensare a niente. Se vincessi 117.000 euro una vacanza me la farei volentieri. So cosa farei, un bel viaggetto, non me lo toglie via nessuno. Saprei dove andare e saprei anche come investirli, guarda. Se li avessi vinti, però. Auguri. Ma è lei il fortunato? Ma chi? Ci avrei messo la firma subito.